tutti, allora devo fare assolutamente questo video perché veramente non entra più nulla nel sacchetto. Non credo che dall'anteprima si sia percepita la quantità di roba che io ho qui. Purtroppo mi trovo certe volte a dover spiegare le cose ovvie, però o comunque a doverle puntualizzare, però diciamo che non cerco consigli di alimentazione sotto questi video, cioè mi scoccia anche dover dire queste cose le ho accumulate in un sacco di tempo, magari qualcosa l'ho mangiata perché è venuta una mia amica a casa, cioè non ho proprio voglia di specificare queste cose, perché poi vedono, che ne so, tipo adesso vi faccio vedere due cose di pizza e poi mi hanno troppi carboidrati eccetera. Sono pienamente convinta che ognuno di noi sappia dove sbaglia quando ha dei problemi di alimentazione, dei problemi di peso eccetera. Io non faccio questi video per ricevere dei consigli sotto, è uno scambio di questi video, io li interpreto come degli scambi di consigli su cose che secondo me sono buone di sapore, cioè che possono essere, diciamo, potrebbe valer la pena provare, e altre no. Chiusa parentesi, però così metto le mani avanti, vabbè, basta. Allora, iniziamo proprio da queste, che sono credo in assoluto una delle scoperte più interessanti secondo me di tutto quello che vi farò vedere dopo, penso. Sono delle pizze, si chiamano le sfiziose, dei Tremolini, le ho prese all'Eurospin, devo assolutamente tornare a comprarle. Inizialmente pensavo che avrei ricomprato solo queste. Allora, questa è qualcosa di eccezionale, cioè non è buona, è veramente strabuona. Vi dico che veramente, cioè all'impasto integrale, questo è vero, questa non ce l'ha, però questa è buonina, cioè non penso che la ricomprerò, mentre questa è veramente eccezionale. Io non saprei che altro dire se non eccezionale. Buono, l'impasto è buono, il condimento ha un buon sapore, sono pronte tra l'altro in, basate nelle 10 minuti fuori dal freezer e 10 minuti in forno e sono pronte. Qua specifica pasta lievitata 24 ore, cotto in forno a pietra, pronta in 8-10 minuti, verissimo. Veramente un grande acquisto, costano 1,50 € in offerta. Volevo tornare oggi se riesco, perché se le trovo in offerta vado a riprenderle. Poi, allora, questo l'ho trovato in una degusta box di un mese scorso, se non sbaglio, è il creme caramel di Cameo. Io non ero una grande amante di creme caramel, però, cioè, lo mangiavo, ecco, quando mi trovavo, cioè non fatto apposta, ecco. Vi devo dire la verità che quasi quasi sono tentata di ricomprarlo, soprattutto perché ho provato la ricetta di una ricetta, insomma, ho usato l'accorgimento che mi ha suggerito una di voi. Queste si usano, sono due buste all'interno e solitamente dovrebbe aggiungere mezzo litro di latte al contenuto di una busta. La prima volta non l'ho fatto perché non ce l'avevo. La seconda volta che l'ho fatto, ho aggiunto una 200 ml di panna, quindi la parte di latte l'ho sostituita con la panna, quella della Opla, e effettivamente è un mix tra panna cotta e creme caramel buonissimo, quindi se vi capita. Lei mi ha detto di fare metà e metà, però la bustina era da 200 ml, non avevo voglia di comprarne un'altra per usarne, insomma, la differenza era poca alla fine. Veramente buonissimo, consigliate anche quello. Poi, siccome un giorno sono andata all'Esse Lunga e non ho trovato i classici tortellini della Soverini, ho trovato questa variante qua, con parmigiano reggiano. Costavano leggermente di più, ma non molto di più. Sono molto buoni anche questi, ma quelli classici li preferisco, perché io comunque metto anche, cioè io il parmigiano io lo metto sopra, o il grana lo metto sopra, e quindi non ho sentito, preferisco sentire il sapore del tortellino classico, ecco. Quindi sì, buoni, li ho presi giusto perché non c'erano gli altri, però ho ricomprato i classici. Questo qui, questa l'avevo comprata da Aldi, è la Bresaola della Valtellina IGP. Allora, io non vado matta per la Bresaola, però ogni tanto mi piace prenderla, non mi ha fatto impazzire il sapore, il prezzo era ottimo. Però sarà che non l'amo particolarmente, quindi non mi sento di dare un giudizio perché non sono proprio imparziale, ecco. Mentre questo assolutamente straconsigliato, il prosciutto cotto, ma ecco, l'ho trovato in offerta, erano due pacchi di prosciutto cotto e due di prosciutto crudo. Il prosciutto cotto è buono, ma il prosciutto crudo è, penso, in assoluto il più buono che abbia mangiato, si scioglieva in bocca, veramente buono, 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 buono. L'avevo preso in offerta anche loro. Credo che comprerò quello lì anche se non lo trovo in offerta, perché mi è piaciuto davvero tanto. Poi, questo qua è il mio brodo bio di Star. Questo, adesso non mi confondo, che questo era quello che
Avevo trovato nella degusta box, ma vi dico, l'ho anche comprato quello di manzo, infatti forse da qualche parte qua ci sarà anche quello di manzo. Infatti, eccolo qua, mettemi a fuoco, eccolo qua. Allora, sono buonissimi entrambi, ma preferisco mille volte quello di manzo. Questo di verdure ha un problema secondo me. E puzza, cioè ha un odore che non è per niente invitante. Poi il sapore è buono, però cioè, quando ho fatto i tortellini in brodo con questo sentivo questo odore che saliva e non mi veniva voglia di mangiarlo. Poi il sapore, ripeto, era buono, però sta cosa proprio non mi è piaciuta. Quello di manzo tutta la vita. Ci sono due versioni, c'è questo qua, il mio brodo bio, che a me non me ne frega niente che sia bio il brodo, e adesso ho ricomprato quello normale, che è la confezione tipo verde scura praticamente. Poi, non so per quanti giorni ho avuto questo pacco di patatine dell'amica Chips, queste sono Eldorada, come una volta, più spessa e gustosa. Sì, sono molto buone effettivamente, però io devo dire che non compro mai patatine da tenere in casa. Infatti mi sono, ecco, una menzione d'onore perché sono durate un bel po' aperte. Cioè sono rimaste, chiaramente le avevo chiuse alla bene meglio, però sono durate belle croccanti. Poi, cosa abbiamo? Gnocchi di patate freschi. Gnocchi di patate freschi della Coop, buoni, li ricomprerei. Avevamo riso su Instagram sul fatto che ci fosse scritto 3 porzioni. Io sarei in grado di mangiarmi anche tutti i 500 grammi in una botta sola. Mi accontento di dividerli in 2, ma in 3 non ce ne parlo. Cioè, dopo Gigio fa le porzioni. Poi, questa salsa pronta di pomodoro ciliegino, i colori del sapore. Questa l'avevo fatta vedere anche su Instagram, se non sbaglio, sì. L'avevo presa sempre da Aldi, perché ho notato che è prodotta dalla Gustibus, esattamente come la mia salsa di pomodoro ciliegino. Allora, è buonissima anche questa, costa un pochino meno, ma trovo che non sia proprio identica alla classica che compro io dalla Gustibus originale. Sarà stata una sensazione, però ribadisco che è buonissima, quindi se ritorno da Aldi assolutamente faccio scorta di questa, perché mi è piaciuta altrettanto. Ho scoperto dalla mia amica Daniela che della Gustibus esiste anche quella di pomodoro ciliegino giallo. L'ha vista la Pam, devo andarla a comprare anche quella. Poi, mozzarella che non manca mai, Santa Lucia, Tris, queste però sono quelle un po' più grandi, perché queste sono da 125 grammi ciascuna. Buona, insomma, senza infamia e senza lode, buona. Ecco, c'è un bel po' di brodo sto mese, anche perché io, in realtà, queste sono da 1 litro, ma a me metà non basta. Io ne uso sempre quasi 3/4, quindi vi dico 3 buste, ma ci avrò fatto 5 volte? Calcolate che l'ho fatta anche per altre, cioè una volta per una mia amica, eccetera, insomma. Però questo per dirvi che assolutamente adesso io userò sempre questo brodo per fare i tortellini in brodo. Poi queste, quando è che le ho mangiate? Un sacco di tempo fa. Le ho trovate alla Coop, spaghetti alle vongole surgelati, che so che sembrano un brobrio. Sapete che non erano malvagi. Allora, qua dice, cioè, in teoria c'erano dentro anche delle gondole, certo, le vongole col guscio, che però non si potevano neanche aprire. Però vi devo dire che non mi sono dispiaciute. Io non le prendo quasi mai queste surgelate così. Però sia lo spaghetto non era male, e aveva un discreto sapore, insomma. Poi queste vengono dall'Eurospin e sono le trofie integrali. Le ho già ricomprate perché mi sono piaciute. E poi dentro, ecco, queste 500 grammi, ma ci fate, ma secondo me 3-4 porzioni sicuro. Cioè sono tante. Cioè queste mi danno più sostanza, a parte il fatto che essendo integrali saziano leggermente di più. Ultimamente ho ricomprato queste cialde della mia macchinetta, la Nescafè Dolce Gusto. Queste Espresso Napoli sono le mie preferite. Devo dire che tutta un'altra cosa, cioè mi fa una schiuma che è fantastica. Anche neanche col caffè Borbone me lo fa, a onore del vero, la schiuma che mi fa con queste. Poi ho finito queste, queste le ho comprate io, sì, perché l'altra variante l'avevo trovata nella degusta box. Sono le Kinder colazione più con 5 cereali, sono le mie merendine preferite. Non le compro sempre, però comunque mi piacciono molto di più di quelle classiche, come si dice, quelle Kinder Brioche, ecco, mi veniva. Abbiamo qua ben 2 pesti, questo dell'Eurospin e questo della Novella. Ho mangiato anche, non so se sia qua sinceramente, perché
passato un sacco di tempo. Ho provato anche il pesto di Pra, che adesso ho scoperto essere quello, diciamo, originale genovese, proprio classico, che costa un bel po', si trova all'Esselunga, che sì, è buono, però a mio gusto questo è più buono. Quello della Novella io onestamente lo preferisco. E tra quelli che si trovano, diciamo, più facilmente, ah, quello della Novella non si trova dappertutto, si trova credo solo dalle parti di Genova. Questo qua invece dell'Eurospin è fra tutti il compromesso migliore, ecco, di quelli che ho trovato a basso costo, ecco. Questi li ho messi qua, ah sì, perché li ho ricomprati, gli Orfea Antitarme Alimentari, sono stata, come un sacco di persone che conosco, attaccata dalle farfalline del cibo, le ho appena sostituite e devo dire che spero di averle debellate, però ormai sono talmente traumatizzata che, a parte che non mancheranno mai più in casa, io non le ho mai usate in vita mia, mai avuto problemi di farfalline, adesso sono talmente traumatizzate che queste non mancheranno mai più, ma soprattutto la pasta aperta io la metto in frigo, cioè assolutamente mai più che io lascio pasta aperta lì, c'ho proprio il solo pensiero, io magari non le vedo neanche le larve, non ci voglio neanche pensare, poi. Poi, Bonduel minestrone classico, su questa cosa, ecco, dovremmo parlarne, perché qua scrivono 5 porzioni, ma 5 porzioni di che? Io ho mangiato due volte, la sera e l'indomani a pranzo, perché l'ho preparato tutte insieme, ma 5 porzioni, ma seriamente? Cioè, ma che cacchio le fa le porzioni di queste cose, veramente? Poi, Cuccia Salentina, questa l'avevo comprata all'Esselunga della Valle Fiorita, è prodotta a Ostuni, buonissima, come sempre, la trovate anche all'Eurospin, e sinceramente io non ho notato tutta questa grande differenza da... La prendo dove mi capita, dove mi viene voglia e mi trovo in quel momento, ecco. Poi, madonna, no, veramente un sacco di tempo che non faccio questo video, perché questa, vabbè, a parte il fatto che ce n'erano dentro tre, ma la terza non sono riuscita a mangiarla perché, sì, vabbè, adesso vi scriverete, si congela, le... no, non ce l'ho tutto questo spazio nel freezer. Comunque, sto parlando della piadina Loriana, con farina di grano romagnolo, questo qua. Buona, non male. Poi bresaola di tacchino dell'Aia, questa ve la faccio vedere spesso perché se la becco in offerta me la compro sempre, ne ho una infatti in frigo tra l'altro. Passatelli della Sovedini, questa è una cosa diciamo nuova per me perché l'ho scoperti relativamente da poco, sono una cosa tipica bolognese. Sì, sono buoni, però preferisco i tortellini, mi danno più soddisfazione i tortellini dovendo scegliere, quindi... Non lo so se li ricomprerò. Poi mi deve venire proprio lo sfizio di mangiare una cosa diversa dal tortellino. Solo che io i tortellini li amo talmente tanto che è veramente difficile che non mi vadano. Comunque, questa era in una degusta box di Gallo, riso al curry. Mangiabile, buonino, però no, meglio sicuramente. Cioè, diciamo che poteva essere un po' più saporito, potevano caricare un po' di più. Cioè, di meglio, sicuramente. Solito pane integrale, pane di segale della Daily Bread che compro sempre, ma come dico sempre quello delle tre mulini è identico, che è all'Eurospin. Poi tortellini, questi li avevo presi da Aldi e li avevo pagati 99 centesimi, oddio, cioè del liquido, devo dire che per essere dei tortellini da 99 centesimi non avevo niente, non hanno niente a che vedere con quelli della Soverini, però si difendevano bene. Poi questo qua, sugo alla matriciana, sempre che avevo preso da Aldi, però questo, a differenza di quello, anche se il marchio è lo stesso, non è prodotto da Gustibus ma da un'altra parte. No, ne ho mangiati di più buoni di sugo alla matriciana, quindi non lo ricomprerò. Questo è un dolore averlo finito, sono praticamente dei pomodori secchi napolitano, fior di pomodoro bio, tradizione di Puglia, l'avevo comprati in fiera al Sana, credo che vendano online, adesso ho i fiori di carciofo che devo finire, vabbè, li avevo anche assaggiati in fiera, quindi già sapevo che erano buoni. Poi, su questo non mi soffermo, queste bevande dell'Adez sono orripilanti, bleh. No, non ce la posso fare. Con le cose da mangiare abbiamo finito, cosa abbiamo da segnalare ulteriormente? Detersivi, morbidente Mon Amour, blu mare, buono, molto buono, me l'avete sempre citato, ma sì, adesso l'ho comprato, buono, ma mi sono innamorata di quello della Vernelle, non mi ricordo la profumazione, lo vedrete prossimamente, quindi questo no, perché tra i due ha vinto a mani basse questo della Vernelle, questa profumazione in particolare che è fantastica. E poi adesso ci sono dei classiconi, questo che è il KH7 che io uso per il box doccia, anticalcare, e mai più senza, io senza questo non vivo perché mi, come si dice... Togli il calcare dal box doccia in un secondo senza neanche bisogno di strofinare. Io spruzzo e poi sciacquo ed è fatta praticamente.
Poi detersivo per i pavimenti, questo è quello per marmo e terracotta dell'Ajax, freschezza sapone di Aleppo, anche questo ma più senza. Io praticamente ormai compro solo lui, è sempre della stessa linea quello, l'altro, come si chiama? Quello alla mandorla, non mi ricordo adesso, comunque lo vedete al prossimo giro perché sto usando quello adesso. Ultimi ma non per importanza, sempre l'oro. Stavolta ne vedete due perché appunto è un po' di tempo che non lo faccio. Passeggiata a Sorrento di Airwick, che io trovo a Bologna in un negozio di cinesi a Castenaso, è felce azzurra classico, appunto felce azzurra. Questi vabbè, ve l'ho già fatti vedere abbondantemente. Niente, questa volta c'era veramente un sacco di roba. Io spero di avervi tenuto compagnia come sempre e ci vediamo al prossimo video. Ciao!